essere vero che siamo qui per presentare voi, quindi lascerei parlare anche la vostra città per raccontare questa stagione. Mi permetto solo di portarvi i saluti del sindaco che fino alle 4 l'ha previsto in questa presentazione, ma un impegno imprevisto ha fatto sì che ci sia io, però devo dire che l'anno scorso è andato nello stesso modo e non è andata malissimo la stagione, quindi direi che se tutto va bene portiamo fortuna anche quest'anno e che vada così, che anche l'anno prossimo magari muore all'ultimo così. Io sono abbastanza scaramantico, direi che la presentazione senza sindaco ci sta. Diciamo che la presentazione per me ormai era consuetudine, quindi siamo felici di accogliervi qui in sala dei giudici, che è un po' la sala di Palazzo Loggia, e quindi di tutti i bresciani. In tanti ci chiedono, appunto, presentiamo tante squadre perché siamo qui in loggia, io credo che questo sia il luogo dove vanno presentate, e con voi c'è qualche ragione anche in più. Mi spiego, da un lato sono soggettivo perché loro sanno che sono anche tra i miei preferiti, nonostante abbiate fatto la foto giù sotto senza di me oggi. E questa me la ricordito. Ecco, facciamo un lavoro sulle scale. No, credo davvero che la Millennium rappresenti anche un'eccellenza per Brescia in tante cose. Uno, perché siete una squadra femminile a due, e già questa è un'eccellenza, e una squadra femminile a due non c'era da quanti anni? 40 anni. Quindi già questa è la prima ragione, ma è solo la punta di un iceberg, secondo me, per cui si presenta qui la prima squadra. Anche il modo con cui la Millennium è cresciuta è un modo eccellente. Lo dico perché tante squadre crescono un po' con la piramide. Man mano che si sale di livello, le basi della società vengono sempre più assottigliate. In realtà la Millennium ha fatto il passo contrario, la piramide rovesciata. Man mano che è salito di livello, aumentava le proprie basi, le proprie, diciamo così, competenze. Lo fa in tante cose, lo fa nel modo di fare i passi, tanti passi, uno alla volta, mai fare il passo più lungo della gamba, mai crescere troppo velocemente, ma stabilizzarsi. Questa è un'eccellenza anche secondo me, perché nel mondo dello sport vediamo dei grandi salti e poi dei grandi finiscono così, boom. Un altro punto che mi ero segnato, ma un po' tu mi hai anticipato, erano le giovanili. Dato quello di un pezzo, dato credo che questa crescita negli ultimi anni, tu sei stato il fautore di tutto, ma hai avuto due bracci destri che sono i tuoi figli che sono entrati a darti la mano, che hanno fatto anche tante competenze, e si vede anche in questo il salto e la qualità con cui si è modificato anche il modo di comunicare, il modo di rapportarsi con gli sponsor e